un attimo per 5 minuti di ritardo, perché avevo anche il cane, perché sono corso da reparto, avevo una giornata informativa, presentarmi alle veste di medico, ma prima di incontrare il comitato di due. Io devo dire che è stata una cosa interessante serata, e sono un'opinione che, vedete, quando un malato gli affermiamo che ha una malattia importante come no? Una leucemia, che rifiuta di farsi curare, perché per problemi personali, convinzioni, civili o religiose che siano, convinto che tanto le cure non gli funzioneranno, morirà, noi accettiamo di continuare a curarlo, perché chiaramente non possiamo pensare che rifiuta la chirurgia per un cancro di stomaco o la chemioterapia per una leucemia il paziente deve essere abbandonato. Ci troviamo nella stessa condizione in cui un testimone di Geova, chiaramente, o qualsiasi altra persona rifiuta una trasfusione per problematiche personali rinunciatissime. Quindi, secondo me, la strada di stasera è un incontro estremamente importante, che tutte le interventi che sono stati fatti hanno tracciato quello che secondo me è l'elemento fondamentale, il rapporto struttura, io non dico medico, perché non deve essere neanche il medico, struttura e utente, come si dice oggi, o servizio sanitario e paziente, per quello che sono la risultanza di ciò che si deve arrivare, cioè la cura di questa persona, che deve essere ben accettata. Sappiamo bene anche psicologicamente quante volte abbiamo imposto dei farmaci nel passato, anche semplici farmaci, per il paziente non accettava, che non ci credeva, perché pensava che ci sono altri, ed effettivamente qualche problematica. E devo ringraziare molto il collega chirurgo di Bocconi discorso di questa sera, perché quando io sono, mi presento, molti non mi conoscono, io sono un primario di malattie infettive e servizio di dermatologia, quindi faccio un infettivologo e dermatologo. Dal 1984 che sto professando in tutta la nostra provincia l'uso della trasfusione, del preseporto, della nutrizione, del recupero del sangue intra-post-operatorio, appunto che era una forma di uso che per prima ha messo su il programma di recupero intra-post-operatorio con l'attrezzatura che abbiamo. Quindi ci troviamo in linea correttissima con quello che il collega chirurgo riportava, perché quello è l'impegno corretto, non peraltro sia come CER da un lato, come collegio di mare dall'altro, siamo impegnati in due progetti fondamentali, il consenso informato e il mondo del sangue. Appunto che mi trovo nelle tre diversi di far parte del collegio primario del CEL e poi del comitato del bonus del sangue, proprio perché questo è il momento clou fondamentale per far fare quella svolta di cultura a tutti i medici, a tutti i personaggi, ed è fondamentale che il sangue oggi venga usato correttamente, chiaramente per le persone che non lo desiderano, trovate le linee. Ecco, su questo sono, a questo punto, ecco che questo noi abbiamo mai fatto di crescita, le proiettine, GCSF, GMCSF, sono ormai 5-6 anni che gli oncologi e gli ematologi li usano correttamente, dico da molto tempo, e vedete, queste cose vanno di pari passo con la cultura scientifica, cioè è un momento di cambiamento, avviene nel momento in cui ci sono presidi fondamentali. La tromboproiettina quest'anno al Congresso Mondiale Sperimentale di Dermatologia a New York rappresenta il futuro per lo stimolo delle dei metodi a produrre quella quantità di gestione utile che non veniva. Devo come ematologo un pochino dissentire su una cosa: il trattamento della gastrocnemia immunologica non è, si fa con il cortisone e non con le derivati, con risultati di scorte che superano l'80%. E vedete, quando si parla di gastrina bisogna stare molto attenti, perché se si dice che sono raddoppiati da 5 a 10.000, il malato muore uguale, perché le emorragie spontanee siano sotto 20.000, quindi un farmaco che fa da 5 a 10.000 non fa nessun effetto, perché non è normale, l'oscillazione che avviene in tutte le persone gastrinopeliche nell'arco della giornata. Abbiamo provato a controllare un piastrino pelico grave sotto i 20.000 e fargli 4 volte di piastrino, troviamo 3, 7, 8, 12, 18, non significa niente. Quindi proporre un farmaco non accettato dalla farmacopea ufficiale, scusatemi, noi medici non è che dobbiamo fare conti con il magistrato
per problemi di consenso informato, su cui io sono ovviamente d'accordo che dovremmo tracciare tutti insieme delle linee guida, più che dei protocolli fondamentali, far intervenire i magistrati e discutere anche di queste cose, ma dobbiamo utilizzare i farmaci giusti e corretti, perché vedete, poi in chemioterapia sappiamo bene che nell'inadire della chemioterapia di testo su 5.000, ma se aspettiamo 3 giorni, se il paziente è asintomatico, risalgono da sole, senza neanche aver bisogno di farmaci. Certo, quando ci sono la trombopoietina ci risalgono in 2 giorni, non ci faranno rischiare di episodi emorragici importanti come le morte cerebrali. Quindi dobbiamo un attimino collocarsi tutti, secondo me, in maniera corretta diciamo, per questo problema. Il primo problema sta nel tracciare quelle linee guida fondamentali che fanno sì, e io sono veramente d'accordo con tutti gli interventi della serata, quindi trovarsi un attimo, discutere che cosa è il malato, come lo possiamo curare, quali sono le alternative alle terapie classiche, perché ci sono, ci sappiamo benissimo. E nelle linee guida è chiaro che nei rapporti che dovranno esistere con la struttura sanitaria, per quella linea che il nostro direttore giustamente ha stimolato nella carta dei servizi, la cosa fondamentale è sapere quelle che sono le alternative reali e quelle che sono i consensi e i dissensi della popolazione. Perché adesso abbiamo un incontro con voi, ma non c'è bisogno di cercare dissensi o contrarietà nei confronti di certe diagnostiche o terapeutiche. Io ho avuto per esempio una signora di 90 anni che doveva fare una strada midollare per una gravissima malattia e poi essere trascorsa. La signora hanno rifiutato la stiratomidollare facendo invece accettando le trasfusioni, perché hanno detto ho 90 anni, inutile che io vi faccia fare una puntura, mi sento male, va bene, quando c'è poi anche la diagnosi una leucemia che mi fa da 90 anni, mi trasfondete uguale, allora io sono solo contro le trasfusioni, mi faccio trasfondere, mi trattate con quelli che sono i precisi sintomatici e di conseguenza. Vedete come le cose poi possono oscillare da seconda dell'ottica da dove la guardiamo, ma l'ottica da quella che la guardiamo deve essere sempre quella del paziente, cioè il rapporto del medico di famiglia che ha fatto l'intervento è veramente un intervento piacevolissimo, perché vedete il rapporto, cioè se noi ci mettiamo al letto del paziente, qualche volta possiamo anche prenderlo per mano, gli raccontiamo quello che ha, possiamo anche qualche volta, non dico mentire, ma dirgli la malattia senza usare quelle parole che un novantenne possono scatenare soltanto paura, perché è possibile raccontargli quello che ha e chiedere ugualmente, anche se noi facciamo la diagnosi di cancro di leucemia acuta, perché a 90 anni lo impoviamo e basta, probabilmente dirgli quelle che sono le tappe terapeutiche e colloquiare con lui e trovare la linea di condotta necessaria. Ecco perché sono l'opinione, poi vorrei lasciare un attimo la parola al dottor Macri, che è il nostro medico legale, che ha un intervento conclusivo, sono dell'opinione che nella linea di intervento dobbiamo, le strutture sanitarie devono avere anche un colloquio più stretto con il medico. Per esempio, io davvero ho sentito frapianto di fegato. Ecco, io non sapevo, per esempio, che testimonia di ignoranza accetta il frapianto di fegato. Perché? Perché io so che nel fegato ci sono cellule che sono capaci di produrre gli eritroplasmi, cioè i globuli rossi. Lo sappiamo bene, nell'embrione la prima serie di produzione di globuli rossi è il fegato, quindi è una mia ignoranza, però questo mi stimola a sapere che cosa non accetta il perché il sangue. Diciamo bene, oggi che il sangue non si perde il sangue intero, le frazioni del sangue si trasfondono con i rossi, papere di latine, non si trasfondono più con i bianchi perché sappiamo che fanno più danni che guadagni, si trasfondono plasma, si trasfonde gamma globuline, sapete bene che molti giovani poi quando si fanno male, ma anche molti adulti vanno al pronto soccorso e vengono proposte gamma globuline antitetaniche per la prevenzione esterna, quindi è fondamentale importanza che un cielo oggi sappia, i testimoni Geota, il rapporto che lo di stasera con voi, accettano trasfusioni sì, trasfusioni no. Poi abbiamo dei dati che non accettano, poi i trapianti oggi non accettano, perché è una condizione fondamentale, oggi non esiste più. La trasfusione è un trapianto di un tessuto liquido e quindi è veramente importante sapere in quest'ottica, anche per il prossimo futuro, potersi rendere conto se il trapianto di un dolore è accettato o meno, perché è fondamentale questo.
fa pianto di cuore, fa pianto di vento, fa pianto di cielo, perché tale delle linee guida permettono veramente di arrivare poi a un controllo, un contatto con le persone che hanno un credo religioso di questo genere, utile per dare veramente delle risposte importanti, perché la cosa importante è il paziente. Sono d'accordo, anche noi abbiamo in ematologia persone che non abbiamo trasfuso con due emoglobina perché avevano delle anemie emolitiche autoimmuni dove il sangue, tutto il sangue testato era completamente incompatibile, in cui sarebbe stato molto più danno che guadagno trasfonderlo meno. Però persone 90 anni purtroppo ci muoiono, ma per esempio le persone giovani messe a letto con ossigeno terapia, ci aspettiamo che arriveranno presto anche in capo loro i trasportatori di ossigeno, va bene? Perché queste persone potranno ricevere da non trasfusione i benefici che guadagnano in questa fase. Quindi è fondamentale nel conto del sangue la risposta professionale scientificamente accurata nel modo di utilizzare. Quindi grazie, di nuovo questo sarà un primo incontro, poi ovviamente dopo che noi ci siamo riuniti sulla richiesta vostra, rispetto almeno sulla mia proposta, chiederemo un incontro con il vostro gruppo medico in modo da poter eventualmente ridiscutere di queste cose e poi tracciare se possibile le linee guida e poi andare a un incontro eventualmente con i magistrati. Io intanto l'unica cosa che posso fare in più, posso invitare una delegazione alle riunioni che ci saranno fatte dal Borghese del Collegio dei Primari, lo porterò in discussione domani sera nel collegio, per quanto ci saranno le serate o le mattinate che riguarderanno il consenso informato e il voto del sangue, in modo che questo può essere già un primo modo di avere un rapporto tra struttura sanitaria, quindi comitata di locale, e questi mondi CEO che sia quello di un continuo incontro e continuo modo di confrontarsi correttamente, senza lo scontro. Questa cosa, la cosa più bella di questa sera da cui dobbiamo uscire è questa, niente scontro, non serve. Avete ragione quando il medico vi ha detto andate a trovare in un'altra parte, andate a trovare in un'altra parte, avete ragione, e quello l'ha denunciato, perché uno si rifiuta, il medico ha il dovere di continuare a curare fino in fondo con terapia alternativa fino a quando il malato ne vuole. E di nuovo questo sarà un primo incontro, poi alcune cose sulle minori e altre cose non posso pronunciarmi, discuterà il centro e poi parlare.